Sarà il Festival della Rinascita, l'Umbria Cinema Film Fest, che si terrà a Todi dal 17 al 19 settembre. Una prima edizione di 3 giorni con proiezioni, un concorso, premi, spettacoli, presentazioni di libri e tanti ospiti, da Christian De Sica a Enrico Brignano, Stefano Fresi, Micaela Andreozzi. Il festival è realizzato dalla Umbria Film Commission, istituita a marzo e presieduta dal regista Paolo Genovese, dalla Regione Umbria e dal Comune di Todi in collaborazione con Berillium. E Genovese è anche il direttore artistico del festival. Presentato a Roma dall'assessore alla cultura e al turismo della Regione Umbria Paola Gabiti, alla presenza del sottosegretario per la cultura Lucia Borgonzoni, che ha detto: È un segnale molto importante, tutte le riaperture sono importanti, la nascita di un nuovo festival lo è ovviamente ancora di più, poi è un festival particolare, un festival che vuole raccontare tutto il territorio, un festival fra virgolette diffuso, per cui ovviamente va anche nella direzione di tutto quello che sono gli investimenti del governo, pensiamo anche al PNRR, per cui gli investimenti che sono legati al recupero dei borghi, degli insediamenti rurali. L'assessore Agabiti ha spiegato. È molto importante perché è una rassegna che riteniamo che possa valorizzare anche le tante realtà oramai consolidate del nostro territorio, non ovviamente con le proprie caratteristiche, ma rappresenterà sicuramente tanti festival comunque dedicati al cinema e che rappresenterà sicuramente un'importante vetrina di promozione a carattere nazionale ed internazionale per la nostra regione. Saranno 10 i film italiani in concorso in questa prima edizione, a cui verranno assegnati i 5 premi in una serata presentata da Tiberio Timperi e Carolina Rei. La giuria sarà formata dai membri del comitato d'onore, che vede tra gli altri Marco Bocci, Marco Giallini, Vittoria Puccini, Alvaro Krvaker, Giovanni Floris e Giampaolo Letta. È una serata di premiazione che non vuole essere semplicemente la consegna di un premio, ma si avvicenderanno sul palco un sacco di artisti, cantanti, comici, attori che racconteranno qualcosa di loro, ci intratterranno, ci faranno divertire. Venerdì, il primo giorno, regaliamo, diciamo, all'Umbria, è in piazza lo spettacolo di Christian De Sica, e domenica, l'ultimo giorno, un meraviglioso concerto di musica da cinema, con le musiche di Piovani, di Rota, di Morricone, fatto dall'Ensemble Umbria. Un premio sarà dedicato al grande Gigi Proietti. Oltre a dare il premio a un personaggio del cinema, dello spettacolo, in linea con il mondo di Gigi e con la sua, diciamo, sul suo modo di raccontare e di esprimersi, ogni anno poi vorremmo, come filo rosso, dedicare un piccolo spazio tutto per lui, che potrebbe essere una rassegna, potrebbe essere un dibattito, una tavola rotonda, l'approfondimento di un film o la lettura di qualcuno dei suoi testi.